questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico cardigan che io ho deciso di chiamare Pan di Stele. E per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della Mondialina Oro, un filato che ho utilizzato diversi anni fa e che sono felice di poter dire di avere adesso anche sul mio sito. Ci sono tantissimi colori, c'è questo, ve ne mostrerò anche il nero e il grigio, ma trovate anche il verde, il bianco, l'oro, quindi veramente trovate tanti colori, uno più bello dell'altro. Sono colori molto lucenti, guardate qui quanto sbrilluccica e lo trovo fantastico per questo. Ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 250 metri. Per poter realizzare questo cardigan, che è una taglia S, ma come potete si potrebbe benissimo chiudere con dei bottoni, quindi è molto comodo, molto largo, con le maniche lunghe, io ho utilizzato circa 500 grammi. In realtà dell'ultimo gomitolo, quindi del quinto gomitolo, ho utilizzato pochissimo filato, soltanto per terminare una manica. Quindi per una taglia M vi consiglio sempre 500 grammi, per una taglia L invece vi consiglio 600 grammi. Voglio farvi rivedere anche gli altri due colori. Questo è il nero, questo è il grigio, ma come vi ho detto ne trovate veramente tantissimi altri. Vi lascio il link in descrizione dove potete andare quindi sul mio sito ad acquistarlo. Vi ricordo però che per adesso le spedizioni sono ferme in quanto il mio spedizioniere è in ferie, ma dal 29 agosto ricominceremo ad acquistare, quindi potete a spedire, quindi potete sempre acquistare sul sito. I pacchi verranno comunque fatti, solo che partiranno dal 29 e naturalmente vi manderò il tracking in modo tale da poter seguire il vostro pacco una volta che è partito. Per quanto riguarda la lavorazione di questo bellissimo cardigan, forse alcuni di voi l'avranno già ricordata, per quanto l'ho utilizzata per poter realizzare il vestito Rimini, anche quello realizzato diversi anni fa e che ho indossato ultimamente postandovi le foto sia su Facebook che su Instagram. Quando ho rivisto il vestito e me l'ho indossato, mi sono detta: oh, devo rifare assolutamente qualcosa con questo punto, e quindi sono andata a fare questo fantastico cardigan che ha queste strisce molto forate con delle strisce invece molto piene, e vi dico già che sto utilizzando sempre questo punto, però in un'altra versione, quindi con strisce molto più piccole e strisce piene un po' più grandi, per realizzare anche una maglia, magari da poter mettere anche sotto. È già in fase di lavorazione, sarà il prossimo video che vedete. Comunque, per realizzare appunto questo punto si fanno 7 giri, si lavora in giri di andata e ritorno partendo dal sotto fino ad arrivare agli scalfi. In quel caso poi si divide la parte dietro dalle due parti avanti e si lavorano separatamente sempre in giri di andata e ritorno. Una volta fatto ciò, poi si va a realizzare le maniche. I giri sono sempre 7, ma diventano a tondo, quindi si modifica un po' l'inizio e la fine di ogni giro, e ho poi fatto un piccolo striscia di maglie basse, cioè un giro di maglie basse intorno a tutta l'apertura del cardigan, in modo da rifinire un po' i bordini. Come vi ho detto, potreste mettere anche dei bottoni, perché come vedete si può chiudere tranquillamente. Io preferisco questo genere di cardigan, che utilizzo soprattutto nelle sere d'estate quando c'è molta umidità, o in autunno non andare a chiudere il cardigan, in modo tale da comunque si possa vedere ciò che si indossa sotto, però voi potete benissimo mettere i bottoni per chiudere appunto la lavorazione. Detto ciò, spero che anche questo cardigan vi piaccia, che desiate realizzarlo. Se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi le vostre foto poi o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Molti di voi mi mandano le foto anche su WhatsApp, sono felicissima anche di questa cosa. Il numero è disponibile, lo trovate sempre quando faccio dei post sia su Facebook che su Instagram, e da lì potete contattarmi anche per fare dei acquisti se volete, non vi trovate con il sito. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan, io ho deciso di utilizzare il filato della Mondialina Oro. Il colore che ho scelto io è questo marrone, però come potete vedere ci sono anche altri due colori, questi sono tipo il grigio e il nero, ma sul sito ne trovate tanti altri, come il colore oro, il colore bianco, il colore verde, quindi veramente ne trovate tantissimi. Lavorerò con l'uncinetto del numero 5. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 catenelle più 1, questo per avere l'inizio uguale alla fine di ogni giro. Nella mia lavorazione vera e propria andrò a montare 112 catenelle, mentre qui io ne ho montate esattamente 13, quindi un multiplo di 3 più una catenella, che ripeto serve per avere inizio uguale alla fine. Per una taglia M a questo punto io vi direi di andare a mettere almeno 6 motivi in più rispetto a me. Per una taglia L invece consiglio di mettere almeno, diciamo, 9, se non anche 12 motivi in più rispetto a me.
questa se la volete che si possa chiudere sul davanti, quindi mi raccomando comunque in questo caso andate a prendere la misurazione del vostro seno o dei vostri fianchi a seconda di cosa avete più grande, aumentate questa misurazione di almeno altri 5 centimetri in modo da avere il cardigan bello largo che si possa chiudere e andate a mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella misurazione, tenendo sempre presente il multiplo di 3 più 1. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo la mia terza e ultima maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi vado a fare di nuovo le mie 3 maglie alte non chiuse, entro nella catenella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Catenella successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Catenella successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme e di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, scusate, mi stavo tirando un po' di filo, e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Vado nella catenella successiva, realizzo la mia prima maglia alta non chiusa. Catenella successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Catenella successiva, un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, e di nuovo da fare 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il primo giro. Quindi andiamo a fare le nostre ultime 3 maglie alte chiuse insieme. Una, 2 e 3. Una catenella di separazione, salto una catenella, entro nell'ultima e vado a fare la mia maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro. Con una maglia o vi alzate con una catenella o entrate direttamente dove avete la maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Quello che andremo a fare adesso lo dovremo fare per tutto il nostro giro. Quindi entriamo nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. E dobbiamo fare questo quindi per tutto il secondo giro. Andiamo a chiudere il secondo giro facendo sempre 3 catenelle. Salto le 3 maglie alte, salto la catenella, entro nella terza che correva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia. 3 e 4. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Entriamo nell'archetto di 3 catenelle e quello che andiamo a fare lo faremo per tutto il giro. Entriamo dentro e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Bisogna fare questo quindi per tutto il giro. Terminiamo il giro entrando nell'archetto di 3 catenelle facendo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta doppia. E abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto giro e di nuovo o vi alzate con una catenella o entriamo direttamente nella maglia alta doppia e facciamo una maglia bassa. E adesso facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il secondo giro, quindi 3 catenelle, entriamo direttamente nell'archetto di 3 catenelle, quindi salto quello da 2 e vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle e per terminare il giro, quindi facciamo sempre la stessa cosa per tutto il giro, per terminare il nostro giro entriamo nella
saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza che equivaleva alla quarta catenella, che equivaleva alla nostra prima maglia alta doppia, e facciamo una maglia bassa. Abbiamo così terminato anche il quarto giro. E adesso andiamo a fare il nostro quinto giro e realizziamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Entriamo nella seconda delle nostre 3 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. E dobbiamo fare questo per tutto il nostro quinto giro. Prendiamo il filo, entriamo nell'archetto successivo nella seconda catenella e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Ancora prendo il filo, entro nella seconda delle mie 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Ancora entro nell'archetto di 3 catenelle, vado dove ho la seconda e vado a fare le mie 3 maglie alte, una, due, tre. Come vi ho detto, bisogna fare questo per tutto il quinto giro. Terminiamo il quinto giro andando a fare una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa. Sesto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi entro nella maglia alta del giro precedente e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella maglia alta successiva e continuo così per tutto il mio sesto giro, andando a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Quindi molto sono giri molto semplici da fare, però danno vita a un motivo molto particolare. Quindi continuo ad andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ecco, eccoci qua, stiamo finendo il giro e di nuovo una maglia alta all'interno della terza catenella per terminare il nostro sesto giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro settimo e ultimo giro, che è uguale a sesto perché andiamo a fare 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi continuiamo così per tutto il settimo giro, andando a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi sto per terminare il settimo e ultimo giro, vado nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. E questo è il motivo che viene fuori con i nostri 7 giri. Adesso vi faccio rivedere come fare il primo, perché qui abbiamo una base diversa, qui avevamo le catenelle, qui invece abbiamo la lavorazione. Quindi mi giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, vado direttamente nella maglia alta successiva, vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa nella maglia alta successiva. E di nuovo maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, andando a farne una in ogni maglia alta del giro precedente. E 3 catenelle e si ricomincia da capo e naturalmente andremo a terminare con una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Quindi ripeto, questi sono i 7 giri che andiamo sempre a ripetere. Io vi dirò quante volte le ho ripetute per poi andare a dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Dunque, io ho ripetuto i miei motivi per 6 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro, quindi dal basso verso l'alto, ho ripetuto, ripeto, il mio motivo per 6 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Questo per poter contare poi i gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme. Io ne ho un totale di 46 e le ho divise così: ne ho messe 10 avanti dalla parte sinistra, 10 avanti nella parte di destra, 24 dietro e una per lato, dove sono andata a mettere mio marcatore. Quindi ripeto, avevo un totale di 46 gruppi di 3 maglie alte, ne sono andata a mettere 10 sul davanti per ogni lato, 24 dietro e una per lato dove sono andata a mettere il mio marcatore. Mi raccomando, chi ha una taglia più grande di me dovrà andare a mettere sul davanti almeno
Per una taglia M direi 2 o 3 gruppi di 3 maglie alte sul davanti, il resto quindi dietro. Per una taglia L vi consiglio allora invece di mettere davanti almeno 4, se non anche, anzi no, 5, se non forse anche 6 gruppi di 3 maglie alte sul davanti, poi il resto va dietro. Detto ciò, io adesso vi faccio vedere come andare a fare sempre i giri di andata e ritorno, però ci fermeremo prima, in quanto, come vi ho detto, adesso lavoreremo in pezzi più piccoli perché andremo a lavorare le parti avanti. Quindi si incomincia sempre il secondo giro normalmente, come l'abbiamo sempre iniziato. Scusatemi. Quindi andiamo a fare una maglia bassa all'interno della maglia alta, 3 catenelle direttamente nell'archetto di 3 catenelle, facciamo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al marcatore, dove vi farò vedere come terminare il secondo giro e poi come iniziare il secondo, giusto per farvi capire come agire quando ci troviamo qui dove abbiamo il marcatore. Poi si continua a lavorare normalmente come abbiamo lavorato sempre i nostri giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Allora, sto per arrivare al marcatore, vado a fare le mie ultime 3 maglie alte, entro nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. E adesso giro la lavorazione e vado a lavorare come ho sempre lavorato. Quindi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima, 4 catenelle che sono mia prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto di 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. E di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi si continua a lavorare normalmente i nostri giri come abbiamo sempre lavorato fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Poi andremo a fare la stessa cosa anche nell'altro lato e la stessa cosa anche poi dietro. E poi cuciremo le 3 parti insieme e andremo a fare le maniche. Allora, sono arrivata alle spalle e ho ripetuto il motivo 2 volte, quindi sono ripartita dal secondo giro, ho fatto 2 motivi e ho terminato di nuovo facendo il primo giro del terzo motivo. Stessa cosa anche da quest'altra parte, stessa cosa anche dietro. In questa maniera il mio scalfo mi è venuto di circa 17, diciamo 16 centimetri e mezzo. Adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavorerò sempre con l'uncinetto numero 5, lavoreremo sempre lo stesso punto, però lo lavoreremo in tondo. Quindi iniziamo subito a fare il primo giro e come primo giro questa volta inizierò invece che dal gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme, inizierò dai giri con le catenelle, quindi gli archetti 3 catenelle. Qui, se vi ricordate, noi abbiamo lasciato libero alla fine un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, perché questa è la parte bassa, qui dove c'è la cucitura delle nostre 2 parti avanti, cioè la parte avanti unita a quella parte dietro. Quindi entro qui nell'archetto di 3 catenelle, mi aggancio con il filo e vado a fare la mia prima maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado qui nella maglia alta doppia e vado a fare orizzontale, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, salto una maglia, entro una successiva, sempre orizzontale, e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle e di nuovo ne salto una e vado in quella successiva. 3 catenelle e vado a fare questo per tutto il mio primo giro. Vi dirò alla fine come, vi farò vedere alla fine come chiudere il giro e vi dirò quanti archetti sono andata a fare in totale. Quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro. Sto per terminare il giro, in questo momento io ho 16 archetti di 3 catenelle, quindi adesso andrò a fare l'ultimo, ma chiuderemo il giro facendo una maglia bassa. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e facciamo una maglia alta. Questo ci permetterà di evitare la chiusura che si vede a inizio e fine giro, che va poi attorno al braccio, facendo in questa maniera. Quindi, secondo giro, di nuovo dobbiamo andare a fare il nostro giro di catenelle, però a differenza di prima stiamo lavorando in tondo, quindi andiamo a fare direttamente una maglia bassa e di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa.
3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Vado a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, quindi vado a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Terzo giro, di nuovo dobbiamo andare a fare il nostro giro di archetti, quindi vado direttamente nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio terzo giro. Terminato il terzo giro, vi farò vedere naturalmente come terminarlo e iniziare poi il quarto. Sto per terminare il terzo giro, vado a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e faccio una maglia alta. Andiamo a fare il quarto giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo dentro e andiamo a fare altre due maglie alte, una e due. Prendiamo il filo, archetto successivo, entriamo nella seconda catenella e di nuovo andiamo a fare le nostre tre maglie alte, quindi una, due, tre. Ancora archetto successivo, entriamo nella seconda catenella e andiamo a fare le nostre tre maglie alte, due, tre. Ancora archetto successivo, andiamo a fare le nostre tre maglie alte, una, due e tre, entrando sempre nella seconda catenella. Quindi andiamo a fare questo per tutto il nostro quarto giro. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto l'ultimo gruppo di tre maglie alte, entro nella terza catenella che qui io levo la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi molto semplice, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Questo è il nostro quinto giro. Non vi faccio vedere il sesto perché è uguale al quinto, andremo a fare poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi ci vediamo direttamente al settimo e ultimo giro. Ricordatevi, dopo il quinto giro, di andare a fare un altro giro uguale, andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Sto per terminare anche il mio quindi sesto giro, ho fatto quindi il quinto e il sesto giro di maglie alte, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e andiamo a fare il nostro settimo e ultimo giro, quindi 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il sfilo, vado alla maglia alta successiva e di nuovo una maglia alta non chiusa. Ho quindi 3 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme. 3 catenelle e ricomincio da capo, una maglia alta non chiusa sulle successive 3 maglie alte, quindi una maglia alta successiva, 2 maglia alta successiva, 3, le chiudo insieme, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle successive 3 maglie alte, 2 e 3 e le chiudo insieme, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, una sopra ogni maglia alta, una, due e tre, le chiudo insieme e vado a fare 3 catenelle. Continuo così quindi per tutto il mio settimo e ultimo giro, vi farò vedere come terminarlo e come ricominciare poi dal nostro primo giro. Quindi come vedete i giri alla fine sono sempre gli stessi, li abbiamo modificati perché stiamo lavorando in tondo e quindi non più in giri di andata e ritorno, però quello che viene fuori è sempre lo stesso motivo che abbiamo lavorato fino adesso. Sto per terminare anche il mio settimo ultimo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una catenella, prendo il filo, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. E adesso si ricomincia da capo, quindi vado a fare la mia maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi stiamo ritornando a fare il nostro primo giro. Quindi questi sono i 7 giri che dobbiamo fare per tutta la lunghezza della nostra manica. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi andrò a decidere se fare anche un bordino intorno a tutta l'apertura del nostro cardigan.
Allora, ho terminato le maniche, ho ripetuto il giro per il motivo per 6 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terminando così con l'ultimo giro del motivo, quindi le 3 maglie alte chiuse insieme e le 3 catenelle, fatto anche la seconda manica e poi sono andata a fare un semplice giro di maglie basse attorno a tutta l'apertura del mio cardigan. Adesso devo solo decidere se cucire anche un bottone per poterlo chiudere o chiuderlo magari con una spilla, però si può dire che il nostro cardigan è terminato.